amici della libreria Vita Nuova. Io sono Gerardo Mengoni e oggi vorrei parlarvi di un libro che è diventato rapidamente un bestseller, dovuto a Stefania Auci, la quale ha scritto I leoni di Sicilia e la saga dei Florio. Io vorrei prendere due stralci solo per spiegare, se possibile, la capacità descrittiva di questa signora e in effetti questo tuffo in una Sicilia a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Il primo brano è questo. La seta non appartiene a Palermo, appartiene a Messina, o meglio, vi apparteneva. Dallo stretto fino alla piana di Catania, famiglie di contadini allevavano bachi da seta all'ombra di gelsi secolari, le cui foglie erano usate per nutrire le larve. Erano soprattutto le donne a occuparsene. E a loro andava il compenso per quel lavoro puzzolente ed ingrato. Erano più libere e indipendenti delle contadine o delle serve presso le famiglie nobiliari. Potevano tenere per sé il guadagno, soldi preziosi, sudati, che le donne spendevano per acquistare il corredo o per comprare il mobilio della futura casa. Poi la scoperta. In Estremo Oriente di seta se ne produceva di più e a costi molto più bassi. Arrivano così le stoffe degli inglesi che acquistano nelle colonie balle di filato per lavorarle in patria, oppure importano stoffe adorne di disegni esotici. Basta con le righe e i colori tristi che si stampano in Europa. Dopo i lunghi anni delle guerre contro Napoleone c'è voglia di fantasie e di vitalità. Le esportazioni dalla Sicilia verso il resto dell'Italia cominciano a diminuire e quasi poi cessano. I gelsi cadono così in abbandono. Inizia la mania delle cileserie, mobili, porcellane, avorio intagliato e ovviamente stoffe. Persino i Borbone se ne fanno contagiare, tanto che Re Ferdinando decide con la sua palazzina, che la sua palazzina di caccia è Garsolier, debba essere appunto una palazzina cinese. Come secondo brano, sempre tratto dai Leoni di Sicilia, ho scelto un particolare momento in cui il personaggio principale va in visita in Inghilterra, chiamato da un suo amico che si chiama Benjamin Ingram. Ed allora, che ne pensate dello Yorkshire? Benjamin Ingram è seduto nella carrozza davanti a lui e gli parla in inglese. Vincenzo ha il naso schiacciato contro il finestrino e osserva la campagna. È bello, ma tutta l'Inghilterra è diversa da come me la immaginavo, risponde infine. Pensavo fosse piena di case e città intere. Lo guarda, non avevo mai visto così tanta pioggia, e in agosto poi. Sono i venti dell'oceano che la portano, spiega Ingram. Qui non ci sono montagne che frenano le nuvole come in Sicilia. Poi osserva l'abito del giovane e annuisce soddisfatto.
Il mio sarto ha fatto un ottimo lavoro. Ciò che avevate portato da Palermo non era adatto a questo clima. Vincenzo tasta il panno della giacca. È caldo, resistente, non permette all'umidità di passare. Ma ciò che lo ha davvero sorpreso è il cotone con cui sono realizzate le camicie. La sua biancheria aveva una trama grezza. Questa invece è morbida, ottenuta da telai a vapore che Ingram gli ha descritto in toni entusiastici. In quelle poche settimane sta imparando più che in un intero anno di studi. Tutto di quel viaggio è una scoperta. L'oceano che gli ha dato una sensazione di vastità tale da intimorirlo, gli scogli della costa francese, il sole che diventava una presenza evanescente. E le fabbriche, quante fabbriche. Prima di arrivare a casa mia, a Leeds, andremo in uno degli opifici tessili di cui sono proprietario. Gli ha promesso bene al suo arrivo, una fabbrica di panno con i telai azionati dal vapore. Vedrete che meraviglia. Ed è proprio lì che si stanno dirigendo. Non appena scende dalla carrozza, Vincenzo è sopraffatto dall'odore della combustione del carbone. Un odore aspro, amaro che si mescola con il vento del nord. Gli operai si affaccendano intorno a carri merce ed a cassoni coperti di teli. Lui osserva i muri dei mattoni del cortile, nessun intonaco, nessuna decorazione. Al centro una costruzione con un largo portale e una ciminiera sul tetto d'ardesia. Un uomo si fa avanti per accogliere Ingram. È il sovrintendente del luogo, un ciccione con una giacca che sembra quasi sul punto di scoppiare. Mentre l'accompagna all'ingresso, accede ad alcuni guasti di un motore. Benjamin lo rassicura, gli dice che parlerà con lui dopo, facendo al giovane di seguirlo. Entrano. Fischi, tonfi, sibili e uno stridore continuo che sembra provenire dal tetto. Il clangore è assordante. Vincenzo precipita nel buio e nel calore. Partecipa e percepisce movimenti, corpi. Gli tornano alla memoria le terzine dell'Inferno di Dante, che ha imparato con Don Salpitra, quando il poeta trova gli ignavi che corrono e sbattono l'uno contro l'altro, inseguendo una banderuola e affannandosi senza scopo. Un'idea, dai, quelle che c'erano una volta, che uno si svegliava una mattina e si accendeva la lampadina. Non ce l'hai un'idea? Ma sì che ce l'hai. Dammela, dai. La vendiamo alla RAI, la facciamo fruttare, un'idea anche elementare, dai. Un'idea originale, non di quelle che trovi sul giornale o te le dà il partito, non perché la ascolti da uno in televisione, non perché la senti in una canzone, un'idea tua, pensata da te, artigianale, come non si fa più. E dai che ce vai. I loro erano i baci appassionati di chi si appartiene e non si cura del resto del mondo.
Ricordo ancora il mattino in cui mio padre mi fece conoscere il cimitero dei libri dimenticati. Erano i primi giorni dell'estate del 1945. E noi passeggiavamo per le strade di una Barcellona intrappolata sotto cieli di cenere e un sole vaporoso che si spandeva sulla Rambla de Santa Monica in una ghirlanda di rame liquido. Noi siamo come isole, rinchiuse in questo mare. Daniel, quello che vedrai oggi non devi raccontarlo a nessuno, disse mio padre. Neppure al tuo amico Tomas. A nessuno. Neanche alla mamma? Domandai sottovoce. Conventi che ci scavano, percorsi da doppiare. Canto della luna nuova che ci fa partire in una notte. Mio padre sospirò, offrendomi il sorriso dolente che lo seguiva sempre come un'ombra. Ma certo, rispose a capochino, per lei non abbiamo segreti. Senza stelle, senza capire. Ma se avessi più coraggio, lo invocherei il Scrivi, gli disse. Appena arrivo ti scriverò, rispose Julian. No, non a me. Scrivi dei libri. Scrivili per me, per Penelope. Ma in notte come questa non hanno senso le parole. Si spezzano le vele di questo incerto andare e proverò a rubare il tempo a questo grande cuore che ha smesso di bussare dietro una porta che aveva chiavi per sognare. L'ombra del vento, la sombra del viento, è un romanzo del 2001 dell'autore spagnolo Carlos Ruiz Zafón. La vendiamo, dai, è il momento. Non le ha nessuno, fanno tutti finta, sono disperati, tirano fuori bauli usati con le idee degli anni 20 e dicono che sono nuove e intelligenti. E dai che ce l'hai. Io ne avevo una, ma sai, ci ho fatto 16 libri, è un po' logoro ormai. Basta un'idea, una sola. Anche fatta di una sola parola, ci facciamo una pubblicità. Frizzevolissimevolmente, eh? Ti va? Dai, se mi dai un'idea, poi diventi intellettuale e dopo, anche senza idee, basta che scrivi su un giornale che non sei d'accordo con le idee di qualcuno, lui scrive che non è d'accordo con le tue e così sembra che abbiate delle idee tutti e due. Il vino ammicca, stuzzica, provoca, guarda, accarezza, allude, sorride, commuove, scopre e insegue, ma è anche lascivo, inafferrabile, etereo, inebriante, sfuggente, struggente e avvolgente. Liquido per definizione e per natura, il vino è seducente, come mai lo sarà la birra o l'orzata, la camomilla o il mate de coco andino, che pure evoca inesistenti e solforosi stordimenti.
Quanto a seduzione, con un whisky o un cocktail ci farete lo stesso che con un tè alla vaniglia o una tisana della nonna. Zero. E dovete semplicemente capire il perché. L'alcol vi ubriaca, non vi seduce. Il vino prima vi seduce e poi vi aiuta a sedurre. Si fa desiderare. Gioca con voi a rimpiattino, chiuso in quel vetro ingannevole, nascosto dietro l'etichetta che vi ha incantato. Si concede poco a poco, lasciandosi all'aria e alla luce e chiedendovi musica, gioco, parola, Celia e Letizia. In una parola, vi strega. Dalla più buia notte dei tempi, l'uomo è sedotto dal vino e l'umanità usa il vino per farsi sedurre da baccanti e satiri o per sedurre anime e corpi, donne e uomini, individui e masse. Ecco dunque Vineide, perché ha capito che il grande mistero del vino altro non è che quello di essere uno straordinario, fedele, imbarazzante specchio dell'uomo e della sua lancinante voglia di non essere solo, di custodire e nutrire passioni, emozioni, sogni, fantasie, amori, speranze. Vineide, non c'è mistero che un bicchiere di vino non possa colmare. Giovanni Negri, Roberto Cipresso, PM 2009. L'avanzati libera dalla taranta del masso che pizzica rapido il barco ci girano in fondo di buco veloci del cielo compiere via della terra il mio corpo teccata galleggio nell'aria rivedo la vita io mi adorantella non posso ballare da questo tormento non voglio morire lasciate andare l'avanzati libera dalla taranta del masso che pizzica rapido il barco ci girano in fondo di buco veloci del cielo compiere la bellezza del vino è contenuta in quel calice capace di svelare storie e segreti di uomini di un altro tempo. Roberto Cipresso. Originario di Bassano del Grappa, Roberto Cipresso inizia la carriera di winemaker nel 1987 a Montalcino. Nel 1999 fonda Winemaking, il gruppo di consulenza agronomica ed enologica. Nel 2016 dà vita con il fratello Gianfranco al progetto Parallelo 43, per la produzione dei vini da vitigni autoctoni coltivati lungo il medesimo parallelo, che idealmente per l'autore rappresenta l'eccellenza dei vini dell'area del Mediterraneo e sui due mari opposti, Tirreno e Adriatico. Per PM ha pubblicato i bestseller scritti con Giovanni Negri, Il romanzo del vino, Vineide e Vinosofia. Lasciate andare la danza ti libera dalla taranta del morso che pizzica rapido il barco ci gira in fondo il vivo veloci del cielo contorno vedo la terra il mio corpo attaccata galleggio nell'aria rivedo la vita io una tarantella non posso ballare da questo tormento non voglio guarire. Giovanni Negri produce Barolo, Chardonnay e Pinot Nero a Serra Denari nelle Langhe piemontesi. È stato segretario del Partito Radicale,
parlamentare italiano ed europeo, fondatore dell'Osservatorio Laico. Cosa facciamo? Cosa si fa? Chiudere o non chiudere? Dunque, rissa social fra virologi sulla seconda ondata. Io mi chiedo, chissà se le liti fra virologi fanno parte dei sintomi? E forse sì, perché c'è la perdita dell'olfatto, perdita del gusto e dottori che si mandano a cagare. Sì, potrebbe essere un sintomo. Io all'inizio speravo che la politica accanto ai medici diventasse un po' più scientifica, invece cazzo è successo esattamente il contrario. Tempo di un caffè. Nick Kamen, Harley 15 aprile 1962, è un cantautore, musicista ed ex modello britannico. Come on boys, wake up. Nick Kamen raggiunse la notorietà nel 1985, in seguito ad uno spot televisivo della Levi's, nel quale, dopo essere entrato in una lavanderia, si toglieva i jeans e restava tranquillamente in boxer a leggere il giornale. Non si sa quanto questa interpretazione possa aver influito sulla sua carriera musicale, ma da lì a breve venne notato da Madonna, che ne intuì le potenzialità sia canore che d'immagine, e insieme al produttore Steven Bray, nel 1986, decise di produrre un singolo scritto da lei stessa, Each Time You Break My Heart. La pubblicazione del singolo dette luogo ad un successo di vendite, ponendosi al quinto posto nella classifica britannica e tra le prime 10 posizioni nelle principali classifiche di quasi tutti i paesi europei. Perché c'è gente come Frank? Perché tante brutte cose in questo mondo? Non lo so. Sai, ho fatto un sogno. L'ho fatto la notte che ti ho incontrato. Nel sogno vedevo il nostro mondo. E questo mondo era buio, perché non c'erano più petti rossi.
I pettirossi rappresentavano l'amore. E per un lunghissimo tempo ci fu soltanto oscurità. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. Poi ad un tratto migliaia e migliaia di pettirossi tornarono sulla terra. E il loro ritorno portò finalmente la luce accecante dell'amore. E sembrava che quell'amore fosse l'unica cosa veramente importante. Ed era così. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Io credo che questo significhi che c'è solo oscurità finché non arrivano i pettirossi. She wore blue velvet. Sei una brava ragazza. Through my tears. Velluto blu. Film del 1986 con Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper e Laura Dern. Regia di David Lynch. As lonely as a blue star. La leggenda degli uomini straordinari, film del 2003 con Sean Connery, regia di Stephen Norrington. Occhi aperti, ragazzo. Non posso stare sempre a salvarti. Mai dire mai, film statunitense del 1983 con Sean Connery. Da quando è arrivato lei, signore, noi 007 non siamo stati usati granché. Io passo tutto il mio tempo a insegnare, non ad agire. Il nome della rosa, film del 1986 con Sean Connery e Christian Slater. Regia di Jean-Jacques Annaud. Quanto sarebbe quieta la vita senza l'amore. Tanto sicura, tanto calma. Tanto noiosa. Guglielmo da Baskerville. La sola prova dell'esistenza del diavolo è il nostro desiderio di vederlo all'opera. Guglielmo da Baskerville. Bond. James Bond.